Fratelli caresse per la concreca, cindi in raccoglimento. True Detective, stagione 3, recensione dei primi due episodi, quelli che abbiamo avuto modo di vedere con Mahershala Ali, grande attore. Ebbene, c'era grande attesa per il ritorno ad una delle serie antologiche più amate degli ultimi anni, ovvero True Detective. Dopo la fastosa e irripetibile grandezza della prima stagione, che appunto generò la True Detective mania e delesse in gloria il suo ardito creatore Nick Pizzolatto. Secondo voi è più buona la pizzaiola di Pizzolatto? No, no, questo è buono, sì. Elevandolo subito a genio incontestabile per aver dato vita, con la sua sceneggiatura nichilistica e profondamente dark, a ipnotiche atmosfere rarefatte di suadente potenza emozionale, dopo la consacrazione del suo straordinario protagonista Matthew McConaughey, che con la sua eccezionale incarnazione dell'ormai leggendario Rascal visse un insuperabile anno mirabile, annus mirabilis. In concomitanza, peraltro, appunto con la sua vittoria dell'Oscar Dallas Buyers Club, dopo la parzialmente deludente, forse fiacca e monotona, stagione 2 con Colin Farrell, eravamo tutti indubbiamente molto curiosi di assistere alle nuove spericolate prodezze appunto partorite la fervidamente del suo poc'anzi menzionato anfitrione Pizzolatto, qui al suo terzo banco di prova. Ecco, è ancora assai prematuro, in attesa che pian piano la HBO, a puntuale scadenza settimanale, rilasci gli altri episodi, poter avanzare giudizi entusiastici in merito a questo True Detective 3. Quello che possiamo certamente affermare, dopo aver visto soltanto i primi due episodi, Pizzolatto, ottimamente servito dalla consueta regia malinconicamente plumbea, notturna e pallidamente ombrosa di Jeremy, attenzione alla pronuncia, Jeremy. Si scrive Saulnier, si pronuncia Saulnier, come Ludwig Saulnier, che è un seno. Comunque, io a Ludwig, diciamo, offrirei tutta la mia besciamella. Invece, queste non sono né Ludwig, Saulnier, né Saulnier, queste sono le lasagne, che sono molto buone, accompagnate dopo il pranzo con un buon caffè. Ecco, ci ha già riportato indietro con la memoria alla prima acclamata stagione. Stagione forse non priva di difetti, ma come detto, fenomenica. Cioè che ha generato un fenomeno, appunto, il fenomeno True Detective, e probabilmente anche fenomenale. True Detective 1 era un cupissimo noir ambientato nella paludi della Louisiana, sorretto, ripetiamolo, dalla performance travolgente di McConaughey in stato di grazia. Ultimamente affiancato di un altrettanto bravissimo Woody Harrelson, servito dalla regia fluidamente portentosa di un Cary Fukunaga, sì, anche quello di Maniac, parimenti ispirato in estato e del prossimo 007, innestato sull'indagine di misteriosi macabri omicidi perpetrati ai danni di giovanissime innocenze da parte di una micidiale setta stranica, in particolar modo da parte dello Yellow King, e nella superba mistura fascinosissima di una detection intrecciata all'imponderabile natura sovrannaturale, magneticamente torbida, turbida e spettrale della vicenda, al di là di qualche trascurabile grossolanità, come già rimarcato, rimarrà indiscutibilmente e rimane una pietra miliare della televisione migliore e della TV, che al suo zenith si fa grande cinema. La seconda stagione, invece, ecco, stagione 2, che è stata però criticata oltremodo, è stata un hard-boiled decisamente claustrofobico e ripetitivo, a cui non so giovate, non giovarono, cari miei giovani, affatti continui cambi di registro e di regie, di regia e di regie, e per via della sua sin troppo scontata linearità e a causa della sua ambientazione metropolitana, soffocata, sicuramente affascinante, ma povera appunto di respiro, deluse non poco le aspettative. Qui Pizzolatto torna a un setting più selvaggio, siamo nell'altopiano del mago di Oz, no? Di Ozark. E infatti alla fine dell'episodio 1, a me pare lui, è lui, no? Echeggia la voce rocciosamente, ma in Nebraska docet, e veniamo immersi tra gli anfratti montagnosi, desolati e boschivi, di una sperduta cittadina anonima. Un bel giorno, anzi sarebbe più appropriato dire, in una serata apparentemente tranquilla, dove non succede niente, un cazzo, un padre di famiglia divorziato, un po' scalognato, teneramente abbandonato a se stesso, Tom Purcell, che non è affatto un Purcell, no, no, questo è altro che Purcell, questa è una vita sfigatissima, si mette alla ricerca dei suoi due figli piccoli, fratello e sorella, che si erano allontanati per fare un giro in bicicletta. Questi ragazzi sperduti in bicicletta vanno forte, anche i Stranger Things, vabbè, gli avevano promesso che avrebbero rincasato per le 5:30 del pomeriggio, invece a tarda notte ancora non si sono fatti vivi e paiono essersi sperduti nella foresta, eclissatisi nella luna piena di un day.
Di un after day, probabilmente indimenticabile, oramai tramontato nel buio più maledettamente stellato. Al calar tenebroso dello stesso giorno, 7 novembre del 1980, 1980, in cui è morto il mitico Steve McQueen. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella dei film, con quella di Steve McQueen. Due investigatori del posto in pattuglia per custodire la zona, il granitico e ieratico. Wayne, punto Maishala Ali. Da me ribattezzato il maresciallo, e lo sbruffone Roland West, Stephen Dorff, vengono avvertiti della scomparsa dei due bambini e subito cominciano a indagare in merito alla scioccante sparizione. Dopo qualche interrogatorio, fra l'altro c'è anche questa bellissima donna, Carmen, attenzione alla pronuncia, non Eogo, Eogo, Carmen Eogo, Eogo, io preferisco mangiarmi un dogo, questa preferisci invece mangiare il grissino tutto nero di maresciallo, sì. Molti dubbi e alcune conoscenze forse centrali per la loro stessa esistenza scoprono la verità. Adesso non voglio spoilerare, leggete questo pezzo al link della descrizione, ecco, sottolineiamolo, è ancora prestissimo per potersi sbilanciare, ma sino ad ora True Detective 3 innanzitutto è superiore al 2. Dobbiamo vedere se sarà superiore all'1, non credo, la critica americana dice di no. Perché ha già visto in anteprima gli episodi, noi dobbiamo vedere ancora questi 6, quanti saranno? 6, 7, 6 episodi? Funziona parecchio. Anche se una copia, tra virgolette, della stagione 1, tra flashback, inquadrature sui volti, macchina dei due detective, interviste per tentare di elucubrare, anatomizzare, ricomporre in analessi e flash forward, lo scandirsi degli eventi trascorsi, futuri, contemporanei. Sì. E forse questo Maishala Ali è un personaggio da Franco Battiato che cerca un centro di gravità permanente dopo la tragedia sconvolgente. La prima mezz'ora del primo episodio, inoltre, a volte la calda fotografia di questo qui, potete leggere nel link, ricordano un po' con le suggestioni atmosferiche del finceriano, cioè di David Fincher, Zodiac, Strepitoso Ali. Qualche dubbio invece sul solito Dorf, bellissima. E che ve lo dico a fare, questa Carmen, ma siamo soltanto all'inizio. Vedremo se True Detective 3 manterrà le valide premesse e promesse. Eh sì. Non è che questo assomiglierà tanto alla promessa di Sean Bean con Jack Nicholson? Chissà, ma.